Buonasera a tutti, ancora qui al Covo con il Bocca. Stasera faccio da mangiare con fiocchi, ossia farò un pacchero porri, baccalà, pomodorino e anche una leggera spruzzata di del famoso pinolo di del Tombolo, che è una località qui vicino dove c'è piena di ossa di pini, c'è sto pinoli, cara Andrea. Dove siamo? Ridillo un po', vai. Siamo al Covo, in un bellissimo locale a Livorno, davanti alla Fortezza Nuova, che noi siamo a due fortezze, perché noi a Livorno siamo sempre due orte. Fortezza Nuova costruita dai Medici intorno al 1590, ci è voluto una quindicina d'anni per farlo, c'è scritto lì sul cartello, ecco perché lo so. E però andiamo subito a vedere come si fanno questi paccheri, va bene Andrea? Ti faccio vedere gli ingredienti, allora ci sono un po' di pomodorini, questi lo sono già stati saltati con un pochino d'olio, caramellati diciamo, c'è un po' di pinolo tritato prima tostato, poi c'è del baccalà, c'è del porro già stufato una mezz'oretta perché mi sono anticipato un attimino, del prezzemolo, un pochino di peperoncino e naturalmente l'olio di Vellobono che non deve mai mancare. Andiamo a vedere subito come si fa questo primino. Intanto si aggiunge qualche cucchiaio d'olio, si mette caldo caldo, si mette il porro già stufato, si lascia scaldare un attimino, si mette il porro, sentite già soffrigge, facciamo un attimo ritirare dal brodino che c'era prima. A questo punto ci aggiungiamo il baccalà a pezzetti, qui ti salutano già dal Brasile, quasi vengo lì, fa una sega al Covid. Un po' di peperoncino, un pezzettino di rosmarino per dare un sapore in più a questo buonissimo piatto. Oh, bimbi, c'è un odore incredibile. Lo facciamo proprio che si sfaccia il baccalà, eh? Facciamo andare finché non si è sfatto tutto. Vorrà circa 5 minuti buoni, abbondanti. Vi aiutate con un cucchiaio, facendo attenzione di non rovinare la pentola, il tegame. Di sale andateci piano, perché il baccalà, come ben sapete, è stato messo sotto sale. Sai, no Andrea, la differenza tra baccalà e sto capisco, l'avresti aver capita, no? La dovrei aver capita, è un po' che me la dici, però allora ridiciamola, vai. Allora ripeto, il baccalà è il merluzzo atlantico messo sotto sale per conservarlo. Lo stoccafisso è sempre merluzzo atlantico, però messo a essiccare al sole e si mantiene così, hai capito Andrea? Questo è baccalà che è stato prima messo sotto sale, poi è stato ammollato, ossia messo in acqua per 48 ore cambiando due o tre volte l'acqua, perché se no viene troppo salato, e anche se sicuramente sarà un po' salatuccio anche questo, lo vado a... un po' salatino è, sicché andateci molto cauti con il sale. Come potete vedere il baccalà in 5 minuti si è tutto sfatto, un attimo. Allora a questo punto ci si aggiunge un po' di pomodorino, come vi ho detto, glassato. Praticamente si mette un pochino d'olio bello caldo, ci si aggiunge pomodorini a pezzettini e si salta 5 o 6 minuti, il tempo di farlo glassare praticamente. Ecco fatto, Facciamo andare altri 5 minuti, anzi di meno di 5 minuti, bastano 3 o 4.
Oh, bello Massimo, come stai? Buono, buono. Lavorate sul porto, ti credo che vedi. Ora ci vado ad aggiungere pacchi che io mi sono leggermente precotto prima perché sennò diventavo matto. Poi sono, quanti sì, sono questi? Sono circa 6 kg questi qui, ma ce n'è dell'altri giù. A questo punto prendo, questo me lo sono fatto prima, è brodo di baccalà, con la pelle del baccalà. Ho fatto questo brodo qui per allungare, per finire la cottura dei paccheri che hanno una metà cottura. Ma ci aggiungo un pochino di brodo, che dovrebbe essere sempre caldo, è caldo. Metto al massimo, aggiungo un po' di prezzemolo, diamo una bella giratina, guardate che bellezza. Mi ha risaltato tutto, non ci credo. Cos'è saltato? La luce? È saltata la luce, oh. Ma non c'è problema. Ora spacco tutto, ma non c'è problema. È riandato, no? È saltata la luce sul più bello, però allora intanto approfittiamone e guardiamo a modino questa prelibatesse. Boh, Simo, c'è un odore, ragazzi, te le mangio io. No, ma gente, è meglio che tu non le la mangi. La gente che è venuta, poi uno dice, dovevate essere qui, no? Invece che un po' più là. Samu, saluti. Saluta, Samu. Lui è il DJ. Buonasera, buonasera. Vedi che è saltata la luce, ma anche in bocca sarta. Sarta. Ora ne salta qualcos'altro a bocca. È l'imprevisto, il brivido della diretta, dai. È l'imprevisto che la gente può mangiare pomidale d'estate. Quello è anche un rischio, sì. Quello... Si becca al mare che li fa piccini capelli. Ha capito, senti, da lontano mi già mi infamano, no? Fai vedere se risolti, vai. Ora proprio non va. Allora, approfittiamo per salutare un po' di gente. Dimmi, dimmi Ale, chi ti deve salutare? Sei un grande, ma buongiorno, Oido Brasil. Oido Brasil. Ma è un maschio o una femmina? No, perché qui è Fabio Silva. È Fabio Silva, ti ne voglio bene, ma se è una femmina era meglio. Brasiliana, ti carbono a te, ah, brasiliani, italiani, norvegesi. Tutti i tipi, ho capito. Basta che siano donne, poi. Ciao, sei un grande. Poi c'è... Sono mia razzista io. Un saluto da Malta, vedi? Ah, chi è? Joseph? No, è Luciano Fontanelli, che ti saluta da Malta. Poi c'è anche Marilete De Souza. Buonasera a tutti dal Brasil. Allora Marilete, femmina sì, da Filiani. Allora, pedonale via, Rambo. Vabbè, in bicicletta ci possono entrare. Pedonale non possono entrare. Nemmeno in bicicletta. No. Vedi? Si impara sempre dal bocca. Il Il bocca è il mio idolo in cucina, Pasquale Valentino. Poi c'è, bravo, un saluto da San Giorgio a Cremano. Oh, dov'è San Giorgio a Cremano? Napoli. Napoli? Napoli ha mille colori. Poi c'è... Non c'è nessuno, per davvero. Qui che cazzo facciamo? C'è luce. C'è corrente. Efraim, dove è andato? Sì, Efraim, domani. Ah, ok, allora aspettiamo Ernat che... Allora, poi chi c'è qui? Vediamo un po'. Dov'è Mirandola? Vediamo un po' se sai la geografia. Ciao ragazzi, saluti da Mirandola, Nazario Massarenti. Mirandola. Mirandola. Deve essere in Sicilia. Addirittura.
Dov'è Mitea? Mitea! Porti un po' di sale. Ragazzi, questi sono gli imprevisti della diretta. Si spera che prima ne scoccia la pasta, che il gas, che l'elettricità si ripigli. Cosa ci devo mettere? Io devo fare da mangiare. Nel frattempo vediamo un po'. Guarda lì che location. È bella, Iuris. È bella. Siamo proprio in un bel posto. Questa va. Però non ci avete voi. Poi fra l'altro è rinfrescato un pochino. Ha fatto un po' tempo e quindi ci si sta anche proprio sì, di lusso. La vostra. Ora ti dovrebbe portare la doppia presa. Da lì. Boh, anche grande Andrea mi dicono. Senti bello Eide. Viva Super Green, manca Ernesto. E ora prima o poi si inviterà anche Ernesto a una di queste Ernesto scene, se eh. C'è da mangiare. No, ma allora bimbi ve lo dico, a settembre vedrai che col bocca ci si va da Ernesto, si fa una ricettina da lui perché lui fa il vino. Ah, e mi sa che si va anche a bere un po' di vinello buono. Funge? Attaccala a questo vino. Saluto da Casoria, Napoli. Un abbraccio a tutti i partenopei. Bruno Tarasco, Simone Andrea, la coppia extra che aspettavo. Senti Bruno bello. Tarasco era il signore di Piemontese. Senti bello. Ah, a proposito, me ne avevo saltato uno che ti saluta, un certo Daniele De Vanni. Ti dice nulla? Ah, lì, è figlio della mia cugina. Deborah Benedetti scrive, infatti. Sì. Ciao Deborah. Ciao anche Daniele, eh. Senti bello, no, De Vanni. Daniele De Vanni, ne, perché lui non si chiama De Vanni, si chiama Baggi. Allora no, allora è uguale. Ciao Daniele, ciao Deborah e ciao Daniele, uguale. Ma sicuramente. Senti bello De Viger 13, ho appena mangiato, ma vedete cuocere, sto schiumando come una babosa a terra. È bello. Tanti saluti e buon appetito da Prato. Lui ti vuole, Silvano ti vuole nel suo locale, ha detto. La cosa che dice ogni piatto mi tocca. Grande bocca, ma è tutto a modino? Grande Simone. Questo sarebbe il mio piatto? No. Ah. Sarebbe per la gente che deve mangiare. Allora, ma te, non attivi a me, io. No, ma ti arriveranno, eh. Dici? Arriverà qualcuno? Guarda come starta il bocca, ragazzi. A Londra. E a Londra se lo mangiare. Grande very good. Bocca Andrea numeri 1. Un saluto da Benevento. Dove che sono, delicatezza. Dove sono tutti i camerieri? Wagyu 44, super bocca, ma tutti i giovedì d'agosto, no? No, sì, oggi è mercoledì, oggi ho è mercoledì, fatto due giovedì e oggi è mercoledì, poi la prossima ci sarà? Il prossimo giovedì ci sarà. Prossimo sono. Giovedì, vedi? Quasi tutti i giovedì. Roberto, bocca sei un fenomeno. Ma da baraccone, eh? Bruni, sei il meglio del mondo, da baraccone, sì, era sottinteso. Camillo Miraglia, maestro numero 1. No, su YouTube. Boh, è bello lui, saluti dalla Finlandia, ragazzuoli. Ma amico! Saluti dalla Finlandia. Ora, ditemi voi come faccio io a non prendere un piatto di vestiti. Ci vuole proprio coraggio, diciamo, via. Molto, molto coraggio. Poi... Trasferisciti in cucina. Simone, mandi un saluto alla mia bimba Ginevra che ti seguiamo sempre. Ciao Ginevra, un bacione grande, stammi bene, sta attento. È Babbo che ti scrive. È Babbo, penso. Allora sta attento a Babbo, starci dietro, va bene? Dai, la mando io allora, vai, tu finisci mi acqua e vieni.
Bravo Bocca, sei bravissimo, sei number one. Mirandola è Modena. Picco della Mirandola. Grazie Riccardo, perché siamo un po' rincoglioniti qui, È vero, Mirandola. Sì. Un saluto da San Arcangelo di Romagna, dove si tromba, si beve e si magna. Senti, ora vengo, di. David, caro David Olivetti, quando è che ci inviti? Il buon gustaio Piero, un saluto da Pozzuoli. Mi sta venendo la bava alla bocca come... Anche come a te, Davide. Vedi? Vedi? Lezione ad ope, ma che morda. Pasquale Valentino, che scuoci, quella la pasta è precotta. È davvero? Ero io che avevo detto, vedi, ora si scuoce tutto, ma è precotta. Precotta, possibile scuoce. Pasquale, hai ragione, io sai, non ci capisco mia una sega, io magno e basta. Giuseppe Scordio, ho fatto tanti dei tuoi piatti, sei il numero uno, salute da Gela. Gela, quella è Sicilia, Gela, quello di sicuro. Sì, quello sì. Quella è Gela in Sicilia, 100%. E Indio dov'è? Un abbraccio da Indio. Da lì, da Indio sarà, Indio è, un, è il mio amico Indio. Martin 9140, da Indio, boh. Indio, che uno si chiama Indio, no Andrea, anche te se pizza e vola, ha mandato la gente sulla luna. Che ne so, ci può stare, Martin però si chiama, bello Andrea, qui è piano di Andrea stasera. Bello Valle. Allora fa poco. Bene, tutto bene. Bello. Loris, ciao Simone, grande. Ale Alessio Sortino, tra la pappa del bocca e il vinello di Ernesto mi sa che non si esce bene. No, si esce molto bene, no non si esce bene. Si esce alla dire, grande. E poi c'è Monica, ciao, Lucio da quanti? Ce ne vengano sei. Vabbè, finisco ok, ora no, finisco più tavolo. Lucio vuole un piatto, Lucio, sei, dove sei Lucio? Perché mi sa che sei lontanino per darti un piatto. Enzo Galli, grandissimo bocca, saluti da Varese. Varese è lontanino per arrivarci. Arriva a Scotta, dice. Sì, Giampaolo invece ti dice ti guardo sempre e con te ho trovato il gusto di cucinare. Luigi Fiore, oh oh! Guarda, la luce ci sta proprio di lusso perché inizia a essere buio qui. Certo, ma ho fatto subito, poi non fa male. Sì, sì. Un saluto da Levetto Vaglie. Ah, mio amico Fabio. Luigi Fiore. Ah, Luigi è cuoco come me, grande Luigi. Ci siamo, Iuris dice domani mi faccio la tua ricetta del coniglio allo combino rosso, la conserva, aglio, rosmarino e le olive. Buono! Diventato uno dei miei piatti preferiti. Perfetto. Io questo Lucio non lo capisco, meglio di Fracco mitico da Como. Meglio di Cracco. Ah, di Cracco, di Fracco non capisco, meglio di Cracco. Grande bocca sempre, grande bocca, tu e Luca Pappagallo siete i miei idoli. Grande Luca. Salutiamo anche Luca. Saluti da Lorenzo di Roma, mi fai sempre venire fame. Meno male, se te la facevo passare peggio. Stavo andando a cambiare lavoro. Bello, volevo dire Gracco. Gracco no. Tanti saluti da Monte Catini Terme, vieni a provare le nostre fantastiche cialde. Sì. Io l'ho provate, anche bocca mi sa, e sono di molto buone. Le famose cialde di Montecatini, prodotto toscano number one. Nunzinio sempre, mitico del chef Bocca, che prepara da mangiare per i commensali che vanno al covo. Il buon gustaio Piero dice fanno sempre le critiche, Bocca no. Grande, buon gustaio. Spallo Foggia, un saluto dalla rovente Bologna. Sì, fa caldo,
Fa carduccio, mi sa. Sì, si sta ad un bene, c'è Ventarellino. Poi ti salutano anche dall'Austria. Austria, bellissima l'Austria. C'è un certo Utzgfried Plochjuk. Ci vuole bene a un Fresh presto. Grazie mille dall'Austria. Oh, qui vogliono vedere a modo il tuo occhialino tattico. Hai visto? Questi solo le figure ce l'hanno. Dio, hai letiato con l'occhialino. Ho letiato l'occhialino e me ne ha fatta una tonda e una quadrata. Saluti da Bergamo. Simone, mandami un piatto pure a me che sono sicuro che scaccia anche il virus. È sempre grande il nostro bocca. Melissa Bosi, grande bocca. Mitch BFC, divento papà. Auguri. Auguri Mitch. Auguroni. Grande, Mitch ci segue da una marea, Andre. E allora auguri, una tutti marea d'auguri proprio. Una marea d'auguri a Mitch. È una vita che ci segue, Mitch. Ale gonfiato, bella. Bella. Da dove trasmettete? Rosetta 55, lo dici te o lo dico io? Trasmettiamo da Livorno, da un bellissimo posto che si chiama Il Covo, che è davanti alla Fortezza Nuova, uno spettacolo a vedersi, uno spettacolo a mangiarsi. Bocca, facci la piattata. È dal 72 che un mangi, Giovanni. Sei a dieta, lo so che sei a dieta, lì. Appunto, senti la signora. Ok, in questa prossima mandata, poi se ce n'è uno c'ho cioè, la bimba che lo vuole poco condito, se ce la fai. Poco condito. Sì, così si inizia il tavolo. Poi chi ci abbiamo? Qui continuano, aumentano commenti, qui è un casino, stare dietro, ma forse ci siamo a un buon punto. Mike Fantastic dice: ciao bocca, un bacio da Colle Salvetti, che cucini stasera? Stasera paccheri, porro, baccalà, pomodorini e pinoli. Ve lo dico, tanta, tanta roba. Bocca, saluti dal Belgio, bacio a tutti. Saluti dalla Sicilia, Michele Befumo. Andrea e il bocca con quegli occhiali è il Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Più Jekyll che Hyde. No, vedi, Mitch ci dice grazie Simo, seguirti è un piacere, avrai una nuova fan. Grande, è una bimba allora. È una bimba, non ci metto nulla. Grande Mitch. Valentino Stucchi, hola Simone, che spettacolo, un saluto dal nord, Milano. Un po' di pinoli nemmeno, nemmeno pinoli. Max, no, buonasera bocca, Rosa Torre, Simone sei il top del giudice Sergio, buonasera dal Bergio. Qui continuano, Francesco, grande bocca. Vieni che mi fuori il forcio dopo a lui, ma raccomando mettici 2 ore a far mangiare la gente, no, anche 2 ore e mezzo, di mangiare è una goduria, Non ho tempo a finire tutti, 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 non ho tempo a finire tutti. Comunque, come potete vedere, io sto procedendo a dare da mangiare a tutti quanti e vi volevo solo dire che vi interrompiamo un attimino perché c'è da fare, okay. Però fra 3/4 d'ora siamo un'altra volta qui con le cozze a tramonto, ricetta number one di Livorno, qui al Covo, bellissima, bellissima atmosfera con tutti i commensali. Altro giro, altro regalo. Altro regalo. Ci vediamo dopo. A dopo. Ciao a tutti. Ciao.